Catechesi 141 Vangelo, Luca 2:11, 14, oggi è nato il Salvatore. Siamo giunti al momento storico più ineffabile ed imprevedibile, l'ingresso di Dio nella storia umana in un corpo umano, avvenimento impensabile per chiunque tranne che per la fanciulla di Nazareth, la donna preannunciata nel libro della Genesi, la donna indicata da San Giovanni nell'Apocalisse. Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Il Natale è la manifestazione del Verbo di Dio agli uomini, evento unico nella storia, mai immaginato da alcuno, solo la Vergine conosceva questo grande mistero, ella per 9 mesi divenne il paradiso materno del Figlio di Dio. La nascita di un bambino che è anche Dio, commuove in questo giorno e chi riflette sull'avvenimento avverte un'estensione interiore del suo amore perché toccato dall'amore divino. Non c'è dubbio su questa verità. Solamente la corretta meditazione dei misteri biblici ci permette di entrare nell'ambito spirituale e ci permette di relazionarci con Dio. Senza la meditazione degli avvenimenti del Vangelo non ci potrà mai essere la crescita spirituale e si rimane superficiali. La meditazione del Natale è un momento di gioia immensa, che non dura per il tempo in cui si medita, si protrae e si cresce nella conoscenza intima di Gesù e nella fede. Meditare quanto ha compiuto Dio per amore di ognuno di noi, dilata la capacità dell'anima e si diventa sempre più come Gesù. Questo vuole Lui, questo è il compito di Sua Madre. Trasformarci in Gesù. Il materialismo imperante ha occupato il cuore e non ha più la capacità di adorare il divino. Molti scelgono quel Dio che piace e diventa il loro idolo, procurando così una frattura interiore forse insanabile, perché l'uomo che si immerge nel materialismo distrugge quello che rimaneva di spirituale e la permanenza nei peccati gravi è la sua rovina. In un cuore già pieno di interessi materiali non può trovare posto il mistero del Natale, non ne avverte il bisogno, non ha interesse. Il Natale per moltissimi cristiani si è trasformato rapidamente e inesorabilmente in una festa pagana, si vive solamente qualche ora a questo mistero partecipando alla messa e non sono tutti i cattolici che partecipano alla messa della notte. A Natale molti che si dimenticano di Dio durante tutto l'anno, vanno in chiesa come per timbrare la loro presenza, purtroppo senza luce e priva di amore. Senza pentimento per l'anno trascorso nei peccati di ogni tipologia. È meglio andare che perdere anche questo appiglio con Dio, ma senza pentimento non c'è comunione con Gesù bambino. Eppure questo bambino è venuto nel mondo soprattutto per i peccatori. Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori Marco 2:17. Allora a Natale il bambino che fisicamente è incapace di parlare, ha lo spirito del Figlio Eterno che conosce tutto, anche le cose più segrete, anche la più piccola fibra di ognuno che partecipa alla messa. Gesù viene per cambiare la vita di tutti e il peccatore non deve spaventarsi di un bambino che non mette paura, non minaccia e non pretende altro che amore. Il peccatore deve rientrare in sé e ricominciare senza vergogna ma con coraggio, con la forte determinazione di diventare un vero cristiano, uno di cui Gesù potrà rallegrarsi. Non abbiate timore di un bambino che vi guarda dalla mangiatoia, povero e rifiutato dagli uomini, rifiutato prima ancora di nascere. Gesù viene ancora rifiutato da moltissimi cristiani, già sappiamo dei pagani e degli anticlericali, ma il rifiuto di chi si identifica come cristiano è preoccupante, perché se molti cristiani vivono senza più valori morali, cosa ci sarà nel mondo tra gli atei? Eppure Gesù continua a presentarsi nel mondo per richiamare lontani, un gesto che può compiere un Dio che è amore. Quale Dio inventato da incalcolabili non cristiani è così buono, mite, paziente, amabile, comprensivo e misericordioso? Con quanto avviene nel mondo di tragico, di segreto, di violento, se non fosse Dio amore, rinuncerebbe a ripresentarsi a Natale. Lascerebbe l'umanità diretta verso l'autodistruzione, immerso nell'idolatria di moltissimi idoli che non comunicano nulla ma si prendono tutto l'amore e la dignità di quasi 7 miliardi di esseri umani. Sono i cristiani ancora fedeli al Vangelo storico a restare fuori dalla melma del mondo e con le loro preghiere continuano ad invitare Dio a salvare l'umanità immersa nelle tenebre. Anche quando nacque Gesù a Betlemme l'umanità era avvolta dalle tenebre. Lo scrive San Giovanni nel prologo del suo Vangelo. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, Giovanni 1:4-5. La liturgia di oggi ci accompagna nel mistero dell'incarnazione di Dio nelle 3 messe che deve celebrare il sacerdote.
Le tre messe ci permettono di meditare la nascita eterna del Verbo nel seno degli splendori del Padre, messa della notte. Nella seconda messa l'apparizione temporale nell'umiltà della carne. E nell'altra messa del giorno il ritorno finale all'ultimo giudizio. La nascita del Figlio di Dio segna anche l'inizio degli ultimi tempi, che sarebbe la redenzione dell'umanità da parte di Dio. Il martirologio romano afferma, trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei. 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide. Nella 65esima settimana secondo la profezia di Daniele. All'epoca della 194esima Olimpiade. Nell'anno 752 dalla fondazione di Roma. Nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio Eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua pessima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo. È il Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne. Il mistero della nostra salvezza in Gesù è la meditazione che accompagna i buoni credenti, non lasciano passare inutilmente il Natale e ricordano durante l'anno il motivo dell'incarnazione di Dio. Porsi la domanda sul Natale è troppo semplice, intanto molti cristiani non riflettono mai sul perché nasce a Betlemme un bambino che è anche Dio. La divinità del bambino nato nella grotta di Betlemme emerge e risplende per la sua regalità e onnipotenza, quel bambino deve nascere nei nostri cuori e deve crescere spiritualmente fino a renderci maturi nel suo amore. Chiediamoci se oggi questo bambino è veramente nato in noi, se ha trovato spazio in noi anche perché lui si accontenta di un piccolo spazio per dimorare, riposare, trasmettere la sua grazia. Ma deve trovare la sincera disponibilità del cristiano. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Matteo 10:17, 22, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. Il Vangelo di oggi sembra riferirsi alla vicenda del primo martire cristiano, invece riguarda tutti i veri seguaci di Gesù. La distinzione è doverosa perché non tutti i cristiani ricevono persecuzioni dal mondo corrotto, ma è vero che la ribellione ingiustificata e incontrollata, in molti avversari di Gesù Cristo, si rivolge verso i cristiani che osservano fedelmente il Vangelo. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Questo è il dato che ci arriva dal Signore, parole rivolte agli apostoli, e non ai seguaci poco fervorosi e indecisi sul cammino di conversione da compiere. Parole che riguardano i cristiani che camminano nella verità di Cristo, quelli che praticano le virtù con facilità e osservano gli insegnamenti del Vangelo con amore e interesse. A causa della scarsa capacità di discernimento i cristiani tiepidi non riescono a riconoscere il loro stato spirituale, forse si ritengono perseguitati in qualche circostanza e sbagliandosi annoverano tra gli imitatori di Gesù. Nessuno può giudicare lo stato spirituale degli altri, se non si è in grado di riconoscere quello proprio, figuriamoci quello degli altri. Non tutte le persecuzioni arrivano dai diavoli, spesso è la cattiveria umana a disturbare i buoni. Non si deve fare una graduatoria delle persecuzioni, né è consigliabile sentirsi vittima quando i cattivi attaccano con calunnie o con opere disoneste, è preferibile pregare per loro e presentarli nella preghiera a Gesù perché li converta. Lui ci ha detto di pregare per i nostri nemici, addirittura di fare del bene a chi ci odia. Il primo martire cristiano che festeggiamo oggi ha perdonato pienamente i suoi uccisori, ma è stato un eroe della fede, si è difeso con grande coraggio e ha replicato punto per punto alle false accuse dei suoi nemici. Erano soprattutto nemici di Gesù, non potendo più arrecare del male a lui perché già crocifisso, si rivolgevano ai suoi seguaci e ponevano domande piene di malizia per trovare un'accusa. Santo Stefano biasimò i suoi accusatori per difendere il Signore Gesù e non temeva nulla, nessuno riusciva a contrastarlo. Rileggiamo dagli Atti degli Apostoli la replica del santo dinanzi agli accusatori, tra essi era presente anche Saulo che diventerà San Paolo. Il sangue di Santo Stefano non è stato inutile, soprattutto il suo perdono e la sua preghiera per i suoi uccisori, tra cui appunto, Saulo. O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori.
Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose, fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Proruppero allora in grida altissime turandosi gli orecchi. Poi si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E così lapidavano Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputar loro questo peccato. Detto questo, morì Atti 7:51, 60. La Chiesa pone la festa del Santo subito dopo la nascita di Gesù, e l'indicazione ai cristiani che la vita è una lotta contro il male che si annida spesso anche nelle persone insospettabili. Tutti noi dell'associazione siamo protetti dalla Madonna perché siamo consacrati a lei, ogni giorno la invochiamo nel Santo Rosario ed ella ci aiuta, ci libera dai pericoli e dai nemici. Rivolgo in questo commento un pensiero di ringraziamento ai benefattori che mi aiutano. Ringrazio quanti credono nel progetto spirituale che sto portando avanti. Ringrazio quanti mi hanno scritto in questi giorni per il Natale, io continuo a pregare per tutti voi che leggete le catechesi e vi sono vicino. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Luca 2:41, 52. Gesù è ritrovato dai genitori nel Tempio in mezzo ai maestri. Questa festa mobile cade la prima domenica dopo Natale, abbastanza vicina al mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio e alla sua nascita nella natura umana con un corpo simile al nostro ma immacolato, innocente. Sappiamo che ogni decisione di Dio è perfetta, ma l'uomo spesso non comprende e si pone domande superflue. Era necessario incarnarsi e morire in croce perché lo ha stabilito il Padre. Chi ha fede, anche se debole, arriva a comprendere che tutto quanto avvenuto nella vita di Gesù è stato opportuno, indispensabile per ogni essere umano. Il Figlio di Dio non viene sulla terra solamente per parlare del Padre e allo stesso tempo svelare la Santissima Trinità. È venuto in mezzo a noi anche per indicarci la via del cielo, per donarci la sua grazia istituendo i sacramenti, per fare una nuova alleanza con l'umanità. Quella antica non è conciliabile con la persona di Gesù, e lui in molte circostanze precisa che lui è evento per dare compimento all'Antico Testamento. Infatti in molte occasioni prima di esprimere un concetto o precisare un insegnamento, afferma. È stato detto, Luca 4:12. Ma io vi dico, Matteo 5:22. L'invisibile e lo spirito puro, non avendo un corpo umano, ha dovuto scegliere una donna, Dio Padre dall'eternità ha pensato a Maria di Nazareth, associò lei al figlio, non poteva esserci l'uno senza l'altra. Potendo scegliere, Dio concesse alla Vergine Maria tutte le sublimi grazie, iniziando con la sua immacolata concezione, per poi diventare madre di Dio. Lei aveva bisogno di aiuto per la crescita di Gesù, soprattutto Giuseppe era indispensabile per dare un padre putativo al bambino, senza far nascere nei paesani cattivi pensieri sulla Vergine. Sarebbe stato naturale condannarla, vedendola con un bambino senza marito. E Dio scelse l'uomo più puro della storia, il più buono e umile. Giuseppe è stato un grande uomo, non solo per la bontà. Grande per la sua capacità di attendere gli eventi quando si accorse che Maria era incinta e non vivevano ancora insieme. Dopo il comprensibile turbamento e la decisione di allontanarla senza comprometterla con accuse pubbliche, intervenne Dio e nel sogno comprese qual era la sua missione. Fu lui a ricevere il messaggio circa il nome da porre al bambino. Tu lo chiamerai Gesù. Anche gli avvisi riguardanti la protezione del figlio. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre va nel paese di Israele. Gesù da Giuseppe imparò il mestiere, il modo di guadagnarsi la vita. E non avrà certo mancato di contraccambiarlo con l'ammirazione e l'affetto. Da Maria apprese la lingua, la cadenza e quei detti popolari pieni di saggezza che più tardi userà nella predicazione. Fra Giuseppe e Maria c'era un santo affetto, spirito di servizio, comprensione e desiderio di rendersi felici reciprocamente. Questa è la famiglia ideale, il modello per ogni famiglia cristiana, e se si cominciano ad imitare le loro virtù, diventa benedetta. Bisogna conoscere i componenti della Santa Famiglia, ognuno è chiamato a meditare ogni giorno sul ruolo che deve svolgere, se padre, madre, figlio barra a, e fissare lo sguardo interiore sul modello di riferimento e studiare le sue virtù, come parlava, come fare per rendere soprannaturale ogni opera.
Così è la famiglia di Gesù, sacra, santa, esemplare, modello di virtù umane, disposta a compiere con perfezione la volontà di Dio. Ogni casa cristiana deve essere a misura di quello di Nazareth, un luogo dove Dio possa essere presente, al centro dell'amore che tutti hanno l'uno verso l'altro. E così la nostra famiglia? Le riserviamo il tempo e l'attenzione che merita? Gesù è al centro. Ci dedichiamo generosamente agli altri. Potendo scegliere, Dio Padre stabilì una famiglia santa, una trinità terrena con suo figlio che era anche figlio di Maria. Gesù volle iniziare la redenzione del mondo nel seno di una famiglia semplice, normale. La prima realtà che Gesù ha santificato con la sua presenza è stata una famiglia. Nulla di straordinario accadde in quegli anni a Nazareth, dove Gesù trascorse la maggior parte della vita. L'episodio del Vangelo di oggi bisogna valutarlo con attenzione e con un ragionamento che valuta le consuetudini osservate durante il pellegrinaggio a Gerusalemme. Si dividevano in tre gruppi: uomini, donne e bambini. Questa la ragione dell'allontanamento indisturbato di Gesù appena dodicenne, senza avvisare nessuno. Valutiamo adesso alcune parole nel loro reale significato. La prima osservazione è la domanda della madre: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Si comprende che la Vergine è impressionata e commossa perché Gesù mai aveva preso iniziative personali e l'allontanamento senza avvisarla è stata una sorpresa. Perché ci hai fatto questo? Qui c'è il quasi infinito amore della Madre di Dio verso l'unico interesse della sua vita, Dio. La risposta di Gesù non viene interpretata correttamente da molti teologi, in essa vi trovano argomenti per sminuire la maternità divina della Madonna e minimizzano il suo ruolo. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Maria e Giuseppe sapevano molto bene che Gesù doveva occuparsi delle cose di suo padre, ma non sapevano del suo allontanamento e la ricerca per alcuni giorni li è prostrati. Gesù vuole anche tranquillizzarli con la domanda: perché mi cercavate? Secondo lui non occorreva preoccuparsi del suo allontanamento perché non era solo un dodicenne, era l'eterno in un corpo di un dodicenne. Se in questa risposta si nota una certa autonomia di Gesù dodicenne, subito dopo leggiamo che scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Questo grande equilibrio di Gesù, autonomia per volere del Padre e obbedienza alla Madre e a Giuseppe, ci deve far riflettere sulle opere che compiamo. Lui agiva perfettamente perché era Dio, noi dobbiamo imitarlo nelle opere umane che ha compiuto e in ogni virtù praticata da Lui. Chiediamo a Lui il suo Spirito divino per compiere ogni opera nel modo e nei tempi giusti. È molto importante il discernimento, la luce interiore che ci indirizza verso la scelta migliore per compiere la volontà di Dio. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Luca 2:36-40. Anna parlava del bambino quanti aspettavano la redenzione. Il Vangelo di ieri ci ha presentato l'eccelsa figura dell'anziano Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Aspettava la venuta del Messia e si recava spesso al Tempio per pregare e osservare tra i pellegrini. Osservava ma soprattutto pregava interiormente, la sua vita era diventata una preghiera. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Si trattava di un premio elargito da Dio ad un uomo che aveva dedicato la sua vita a Dio, che aveva pregato per vedere arrivare in Israele l'unto e lo riconobbe in un bambino. Simeone nella vita si è preoccupato più di ogni cosa di Dio, ed è stato premiato, ha visto il volto di Dio in un bambino. L'aspetto che dobbiamo considerare con ammirazione è l'avviso che gli comunica Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. La lunghissima preghiera di Simeone è stata ascoltata e lui ha ricevuto una ampia ricompensa per avere creduto nella parola di Dio. Come poteva avere questo uomo la piena convinzione dell'arrivo imminente del Messia? Per la sua fedeltà a Dio, questo gli ha permesso di crescere in santità e questo è quello che Dio chiede a tutti noi. Per la sua fedeltà meritava una ricompensa, Dio non dimentica mai quanto facciamo per Lui, se osserviamo i comandamenti e pratichiamo le virtù, anche perché conosce i nostri pensieri e ogni aspetto della nostra vita. Dio vuole comunicare a tutti il suo amore e ispirare pensieri santi, illuminanti, ma molto spesso trova i cuori induriti, chiusi alla sua parola.
ma non abbandona i suoi figli e rimane in attesa di rivederli raccolti nella preghiera umile, interessati alla sua legge con un'osservanza amorosa. Dio Padre ci conosce perfettamente e vede tutto, non dobbiamo aspettarci nulla se non siamo fedeli. Gesù è venuto per darci tutte le conoscenze necessarie, ci ha indicato la via della salvezza che è Lui, e lo riconoscono quelli che desiderano entrare in comunione e si sforzano di praticare i suoi insegnamenti. Simeone osservava i comandamenti e pregava molto, non poteva conoscere gli insegnamenti di Gesù perché era ancora lontano il tempo della sua predicazione. Oggi il Vangelo ci presenta un'altra figura interessante, si chiama Anna, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Una donna anziana che riceveva illuminazioni da Dio, il Vangelo la indica come profetessa. Simeone e Anna sono due figure di laici molto spirituali e dedite alle cose di Dio. La loro intimità con Dio è molto profonda e meritano di vedere colui che era atteso da millenni, e tutti e due annunciano la redenzione del mondo. Loro parlavano di Israele, ma il Messia veniva per tutti. Loro due mostrano che tutti siamo chiamati ad una intensa comunione con Dio, alla santità fatta di piccole e grandi virtù, e nonostante le difficoltà spirituali o la caduta nei peccati gravi si può superare tutto, iniziando un serio cammino di fede. Il più grande aiuto che possiamo ricevere dopo la Madonna, ci arriva dagli angeli custodi e da San Michele Arcangelo. Preghiamoli sempre. Il poco ricorso a loro permette ai diavoli di tentare con insistenza ognuno e di condurre i non credenti dove vogliono. Se i cristiani hanno difficoltà nella loro vita a causa di tante situazioni dolorose, delle tentazioni e si abbattono, cosa ne sarà di quanti non pregano o non credono? Simeone e Anna ci mostrano che le penitenze, le rinunce, i sacrifici compiuti per amore di Dio vengono sempre premiati. Tutti abbiamo le stesse possibilità di santificazione, Gesù bambino è venuto per tutti e nessuno deve sentirsi estromesso dal piano salvifico di Dio. Se il cuore è disponibile ad accogliere la parola eterna che si incarna in Gesù, tutto diventa facile e si raggiungono risultati eccellenti. Da soli siamo deboli e spesso non si superano le tentazioni martellanti. Gesù ricolma di doni i cuori puri e buoni, come avvenne a Simeone e Anna. Tutti e due conducevano una vita santa, si nutrivano di preghiera più che di cibo, ma sono arrivati a questa spiritualità dopo una lunga preparazione e una forte disponibilità. Non si raggiungono grandi risultati senza le rinunce e la pratica delle virtù. Gesù Cristo è la nostra costante sicurezza di fronte alle difficoltà e alle tentazioni. Insieme a Lui si vincono tutte le battaglie. Tra le varie considerazioni da fare riguardo il Vangelo di oggi, voglio far risaltare come Maria e Giuseppe osservarono quanto prescriveva la legge e adempirono ogni rito senza tralasciare nulla. Obbedirono a Dio innanzitutto con il cuore, anche la loro mente era impegnata nell'adorazione di Dio che vedevano nel bambino, avvalorando così le scelte di Dio Padre. Egli scelse tale madre per la sua perfetta obbedienza e un marito mite, semplice e disponibile come mai ne esisterà uno simile. Maria e Giuseppe si preoccupavano di obbedire a Dio e lo avvertivano presente. È un'adesione spirituale piena, prima ancora di quella del corpo. Le loro anime erano immerse nello Spirito di Dio. Maria e Giuseppe donarono tutto a Dio senza conservare nulla della loro volontà. Per questo furono scelti da Dio Padre. La vera obbedienza a Dio non è solo del corpo, innanzitutto bisogna obbedire con il cuore, con una risposta docile e spirituale. Il cuore e la mente rivolte a Dio si impregnano del suo spirito e la vita cambia, tutto assume un modo diverso e la realtà viene conosciuta come essa è veramente. Questa è una grande conquista. Dio predilige e illumina i cuori semplici e buoni, fa avvertite la sua presenza a quei credenti che nella loro vita lo cercano, lo adorano e lo ringraziano per tutti i doni ricevuti. Tutto è possibile ricevere da Dio Padre, ricordiamo le parole del Figlio Gesù. In verità vi dico. Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena, Giovanni 16 e 23, 24. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Giovanni 1, 1, 18. Il Verbo si fece carne. L'ultimo giorno dell'anno richiede sempre un consuntivo per focalizzare cosa è stato compiuto di buono e forse anche di sbagliato, quindi per avere maggiore consapevolezza della propria personalità. Sono poche le persone che riescono a focalizzare bene le caratteristiche personali, quindi quelle caratteristiche psichiche e le modalità comportamentali, inclinazioni, interessi, passioni, che definiscono il nucleo delle differenze individuali.
Queste differenze però sono presenti e si accrescono nella molteplicità dei contesti in cui la condotta umana si sviluppa. Oggi è il giorno della valutazione complessiva dell'anno trascorso, è una premura spirituale dei credenti che vogliono migliorare la loro esistenza, superare le prove insieme a Gesù e sentirsi la coscienza serena per la vita di fede che conducono. Quanti cristiani oggi si confronteranno con il Vangelo e si porranno domande importanti ed esigenti sul comportamento adottato durante l'anno? Forse pochi, io spero che tutti voi siate tra questi. Perché non è umiliante riconoscere gli errori, i peccati gravi, le virtù non praticate, le debolezze umane, eccetera. I veri cristiani si mettono come davanti allo specchio e valutano con serena analisi cos'è avvenuto durante l'anno e ne traggono insegnamenti, perché poi si propongono di non ripetere più gli stessi sbagli, di evitare soprattutto le occasioni di peccato per non cadere nei peccati e lottare contro le tentazioni minacciose, ma che si sgonfiano non appena si recita un'Ave Maria con il cuore. Oggi e domani, quindi, bisogna dedicare del tempo ai buoni propositi da praticare nel nuovo anno. Ho già scritto che la vita spirituale non si improvvisa, non è possibile elevarsi spiritualmente e rivestirsi dei doni eccelsi dello Spirito Santo se non c'è una partecipazione intensa e costante. Ogni cristiano con l'impegno che dedica alle cose di Dio, stabilisce quale tipo di comunione vuole stabilire con Gesù e il grado di spiritualità. Ognuno è davanti a Dio ciò che compie nella vita, con quella fede che ha o che presume di avere, con la presenza di abbondante grazia, o minima oppure inesistente. Molti cristiani sono convinti che recitando alcune preghiere, ma anche molte preghiere però prive di amore, compiono cose straordinarie e questo lo manifestano dal linguaggio indecente, dal disordine interiore che divide e scollega i pensieri dalla realtà. Sono due mondi paralleli. Quello personale di esaltazione e quello reale che invece afferma dati opposti. C'è come un blocco che vieta a milioni di cristiani di avanzare nel cammino di fede e, quindi, piacere a Gesù. Molti si accontentano della partecipazione a qualche incontro di preghiera, altri fanno qualcosa in associazione o in parrocchia, ci sono quelli che si considerano giustificati per qualche servizio di carità e così via. Magari lo fanno in buona fede, ma Gesù chiede altro. Lo disse, per esempio, a Santa Faustina Kowalska. Procura di conoscere Dio attraverso la meditazione dei suoi attributi. Questo è importante nella vita dei cristiani, ciò che è essenziale, compiendo le stesse cose di ogni giorno e che si trasformano in preghiera. Molti si lamentano per la scarsità dei confessori, anche della mancanza di consigli spirituali, tanto necessari ai credenti per seguire i veri insegnamenti di Gesù. Nel quaderno, parte 1, del diario di Santa Faustina, Gesù le dice alcune importanti parole sul ruolo fondamentale del confessore. Un confessore può essere di grande aiuto per un'anima, ma può anche procurarle molto danno. Oh! Come dovrebbero stare attenti i confessori all'azione della grazia di Dio nell'anima dei loro penitenti? Questa è una cosa di grande importanza. Dalle grazie di un'anima si può conoscere il suo stretto rapporto con Dio. Ritornando al bilancio di questo anno che si sta concludendo, si devono registrare episodi inquietanti che rendono nulli gli accordi firmati tra diversi potenti e lasciano intravedere futuri scenari tristi. La ragione dell'agitazione di alcuni potenti si trova nel piano programmato da decenni, che prevede la presentazione al mondo dell'Anticristo come pacificatore supremo, e per questo sarà osannato come un salvatore, però dopo una guerra di breve durata. 8 anni fa durante la campagna elettorale di Obama, scrissi che avrebbe arrecato guai al mondo, e di questo sono testimoni quanti allora leggevano i miei commenti. Non sapevo nulla di lui, avevo visto alcune foto, ma nella preghiera era evidente che non veniva da Dio. Chi è difensore di Obama ma è onesto intellettualmente deve riconoscere che i suoi 8 anni hanno portato distruzione in tutti i sensi e non prosperità nel mondo. Durante la campagna elettorale Obama veniva presentato da tutti i giornali americani come l'uomo migliore di tutti e si propagò nel mondo questa supplica. Proprio come è avvenuto adesso con la Clinton. Chi c'era dietro Obama che gestiva quasi tutti i mezzi di comunicazione americani e di buona parte del mondo? Però, con il passare degli anni l'attrazione si è rotta e il famoso Washington Times lo definì il peggior presidente della storia. Neanche di Bush era stato scritto questo lapidario commento. Il quotidiano adesso ha aggiunto, ma l'uscita di scena è peggiore dell'ingresso. Lo ha stroncato definitivamente. In effetti le mosse di questi giorni sono abbastanza avventate, mentre dall'altra parte, Putin non ha replicato e non ha espulso dalla Russia gli agenti segreti americani. Forse per tenerli meglio sotto controllo e non farli agire secondo i loro progetti? O perché è veramente un uomo saggio?
Come per Obama, alcuni mesi fa ho scritto che i due candidati non andavano bene, né la Clinton né Trump mostravano di essere interessati alla vera pace nel mondo e li avevo scartati entrambi, ma il meno peggio vi avevo detto che era Trump. La Clinton avrebbe continuato la politica dominatrice di Obama e degli Illuminati e avrebbe fatto sicuramente la guerra per odio contro la Russia di Putin. L'istigazione di Obama a Putin è stata aggressiva, tanto che Trump lo condanna ed elogia Putin per la sua intelligenza e saggezza. Obama accusa Putin di invadenza nelle elezioni americane, ma proprio lui quante volte è intervenuto, senza essere invitato, in molte nazioni del mondo, come nella primavera araba che ha scatenato tutte le guerre civili degli ultimi anni in Nord Africa. Ha fatto persino spiare dalla CIA tutto il mondo, l'Italia compresa, quando governava Berlusconi, che poi tramite tattiche diaboliche è stato fatto fuori per mettere l'oro massone Mario Monti. In Germania ha dovuto chiedere scusa alla cancelliera Merkel per averla fatta spiare e poi ha il coraggio di dire che Putin ha pilotato i voti. Ho scritto più del previsto perché gli Stati Uniti e la Russia saranno le protagoniste negative nel 2017 e dobbiamo conoscere le loro mosse. Riguardo l'Italia, è sorto improvviso il terrore degli immigrati, sembra come un film comico o drammatico, perché in questi ultimi anni sono stati invitati centinaia di migliaia di immigrati a venire in Italia e adesso le autorità italiane si spaventano dei terroristi, che prevedibilmente erano mischiati agli altri nei barconi e adesso sono pronti a far scoppiare bombe nei luoghi più frequentati dagli italiani, soprattutto prenderanno di mira le chiese cristiane, prepariamoci con la preghiera per la salvezza dell'Italia e del mondo. Questo capodanno sarà blindato. La circolare del capo della polizia Gabrielli per il controllo nelle città ha imposto lo schieramento dei cecchini in campo droni metal detector. Se prima la presenza delle forze dell'ordine suscitava tranquillità negli italiani, adesso vedendone centinaia nelle strade e armati in assetto di guerra, in fondo non paura perché è sintomo di grave pericolo. Tutto questo per la rinuncia dei governi italiani di controllare le frontiere, di fermare gli immigrati in Libia. Hanno seguito altre indicazioni e gli immigrati sono entrati in numero incalcolabile. Noi abbiamo molti motivi forti per pregare di più e chiedere a Gesù di proteggerci in ogni circostanza. Questa sera non preoccupatevi solo del cenone, organizzate nelle vostre case un momento di preghiera per entrare nel nuovo anno con uno spirito nuovo, decisi a diventare sempre più immagine del Signore. Recitiamo più corone del Santo Rosario questa sera, riflettete che la Madonna vi protegge e vi dona grazie per la preghiera che facciamo. Chiudendo questo anno, invochiamo San Giuseppe, San Michele Arcangelo e tutti gli angeli custodi, e consacriamoci a loro. Questa sera. Ci aspetta un anno molto duro in cui si sta avverando il segreto della Madonna di Fatima in cui dice. Ci saranno vescovi contro vescovi, cardinali contro cardinali e sacerdoti contro sacerdoti e ci sarà apostasia nella Chiesa. Preghiamo tanto perché vengano mitigati questi eventi negativi. Buona preghiera a tutti!